voglio vincere un trofeo con l'Inter. Tu che pari di rispetto, ma un compagno di squadra, una roba del genere non si fa. Come unica punta d'appoggio, cioè magari anche solo per farla salire la squadra, che spero di essere nelle migliori condizioni. Signori, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. È tornato The Corner, perché è tornata la YouTuber League. Nel 2024 c'è stata la prima partita, e che partita? Il derby d'Italia tra Juventus e Inter, finito 1-5, come sapete, con qualche polemica che non manca mai, anche se noi cerchiamo di limitarle, raccontarle il giusto, e poi soprattutto tanta Inter, poca Juve rispetto al solito. Insomma, una partita che ovviamente trovate nelle schede, perché ci ha fatto divertire, come detto, la prima del nuovo anno, in attesa di Roma-Napoli, per capire quale sarà la finale d'andata. Vi ricordo che se ci seguite su Instagram capite anche un po' la struttura e cosa serve a ogni squadra per raggiungerla, la finale d'andata. Prima di partire, ovviamente, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun contenuto in uscita, anche perché è partito questo nuovo format in cui c'è l'uno contro uno, tra virgolette, l'abbiamo chiamato, anche se poi è una piacevolissima chiacchierata, intervista, insomma, chiamatela come volete, con Andrea Fratino. È uscito il primo video e ovviamente ci sarà nei prossimi giorni, proprio a stretto giro, prima dell'evento di Roma-Napoli, che è il 7, ve lo ricordo, a Roma, ci sarà appunto un ospite legato a questo questa partita, quindi poi lo scoprirete su Instagram e ovviamente su YouTube. Però vi dicevo, iscrivetevi al canale e non solo, seguiteci, in descrizione vi lasciamo il link, sulla piattaforma Viola per seguirci in live quando ci sono i post e i pre partita. Ci sarà ovviamente anche il pre partita di Roma-Napoli. A condurli non ci sarà più Ivan Grieco, che ringrazio per il grande aiuto che ci ha dato nella prima parte di stagione, ma io e Pipega. E quindi, insomma, adesso per Juve-Inter è stato molto divertente, perché lui giustamente è anche coinvolto nella partita, ogni tanto si lasciava andare, sbroccava a caso, insomma, è Pipega e lo amiamo anche per questo. Ma andiamo per ordine, perché questo The Corner, questa prima puntata dell'anno, è stata caldissima, ricca di sensazioni, di emozioni e di ospiti, a partire dal primo, il più atteso. Andiamo un po'. Olè! Non avevo minimamente dubbio. È giusto? Ciao ragazzi. Con quel cappello sembri Pierino, te lo ricordi Pierino la serie? No, ma l'ho messo blu. Di Alvaro Vitali. Chiedo a te, arbitrino, che partita è stata? Perché il match era importante, l'Inter è partita forte, poi la reazione della Juve, il nervosismo finale. Com'è stato dirigere questa partita? È una partita che non ti aspettavi questa partenza, però ti ha aiutato a rimanere sul pezzo, perché se l'Inter fa due gol nei primi 5 minuti ti rendi conto che la Juve ha bisogno di una reazione, quindi sei sempre concentrato. Non è quella partita dove puoi addormentarti 10 minuti, poi pian piano entri. Cioè lì sei stato chiamato subito a stare sul pezzo, è quello che ho cercato di fare al meglio possibile. Poi analizzeremo uno o due episodi se volete, però a me è piaciuta molto come partita, sia come correttezza, sia come fisico, sia come tutto. Mi sono proprio divertito. Tra l'altro, una cosa, Ale, gentilmente, se non ti scoccia, se giri il telefono e ti metti in orizzontale, siamo tutti felici. Capisco che non è la tua generazione, arbitrino, però insomma. Guarda, ecco, vedi, adesso è un fenomeno. Adesso applausi, complimenti. Andiamo libero. Perfetto. Dopodiché ci hanno cominciato a raggiungere anche i giocatori di Juventus e Inter, e in particolar modo nell'Inter c'è stato Insa, che secondo me ha avuto una lucidità nel raccontare un po' il clima in casa Inter, antecedente a questa partita contro la Juve e soprattutto legato a questa partita contro la Juve. Il perché sia stata affrontata in questo modo, il perché prima non avevamo visto questo Inter qui. Insomma, il discorso di Insa è il seguente. Perché Insa ha sfiorato con la sua Inter un'impresa straordinaria, ha il merito di aver fatto segnare Luca Campolunghi il gol che fa tutta la differenza del mondo. Sono assolutamente fuori forma da ormai 10 anni fisicamente e tecnicamente sono non sicuramente sul pezzo abbastanza. Ho scoperto alla fine, parlando con Luca, che è andata contro la testa di Luca e rimpallo l'ha mandato in porta. Relativamente a questa partita qua, abbiamo fatto tutti anche di minimi errori, ma non sono questi errori a non farci andare in finale, sono gli errori prima di questa partita, perché poi parliamo di Luca Campolunghi, che è il 9 più forte della YouTuber League, e di conseguenza un gol lo mettevamo in conto che ce lo facesse. Non mettevamo neanche in conto, magari fino a prima della partita, che effettivamente facesse una prestazione del genere. Quindi diciamo che ci assumiamo le nostre responsabilità, ma soprattutto ci assumiamo di quelle fino alla gara, perché poi noi abbiamo anche
ha avuto una carenza di lucidità negli ultimi 15 minuti quando serviva veramente, perché eravamo 5-1 a inizio secondo tempo. Quindi per come si era messa la gara, se avessimo avuto un po' più di lucidità negli ultimi 15, un gol poteva arrivare, perché la Juve comunque era in totale sofferenza. Un po' di rammarico, no? Nelle parole di Insa, però al tempo stesso orgoglio. Non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda le vibes in casa Juventus. E per fortuna che abbiamo perso l'unica partita che paradossalmente può essere innocua, perché se ne perdi una decisiva non vai a giocare la finale, se perdi la finale rosichi, quindi ti sei giocato il jolly della vita e per fortuna jolly è capitato qua. Chiedo a Luca Campolunghi, eravate rilassati all'idea del posso anche andare sotto o la tua condizione, che adesso rivedremo anche l'episodio in cui ti fai male, cosa è stato, più mentale o più fisico secondo te? Personalmente, cioè ti parlo personalmente, perché purtroppo, che secondo me è una cosa che fa malissimo, non aver vissuto il pre-partita, essere stato nello spogliatoio, cioè essere arrivato letteralmente quando tu stavi chiamando le formazioni, è una cosa che psicologicamente ti devasta, perché penso che la forza vera è quando arrivi, parli col gruppo, ridi, scherzi nello spogliatoio, ti riscaldi insieme. Cioè sono arrivato di corsa, mi sono cambiato, sono entrato in campo senza riscaldamento, niente, zero. Cioè sicuramente dopo essermi fatto male, dopo 2 minuti, io ti parlo per me, cioè la cosa è prettamente fisica, perché mentalmente, okay, anche perché poi alla fine l'hai visto, avevo una voglia di andare in finale clamorosa. Il problema è che io dopo il terzo minuto mi sono accorto, so che la squadra non può appoggiarsi su di me come farebbe di solito, perché non riesco. Ce l'ha detto Luca che quell'infortunio ha condizionato tanto la sua partita, e d'altronde me ne ero accorto parecchio anche live, ve lo dico, perché poi dal video c'è anche chi nei commenti ci ha detto: beh, però Luca ha fatto una brutta partita, non ha tenuto un pallone, va bene, però capiamo anche perché, lui è uno che si pianta molto con la caviglia, non ha mai potuto far quel lavoro, quindi mi è venuto spontaneo fargli una domanda, lo volevamo sapere un po' tutti tanto, no? Luca, quanto tempo ti serve per recuperare per la finale d'andata? Come cazzo faccio a dirtelo adesso? È ovvio che spero, cioè spero di essere nelle condizioni per poter aiutare la squadra nella miglior maniera possibile, anche perché giocando comunque come unica punta d'appoggio, cioè magari anche solo per farla salire la squadra, che spero di essere nelle migliori condizioni. Cioè, ma immaginando che fosse il, non so, il 18, la finale d'andata, io faccio le convocazioni, tu mi rispondi? No, assolutamente sì. Beh, così so chi convocare per Juve-Napoli, mica peraltro. Torniamo a Juve-Inter, prima di andare troppo in là con la finale d'andata. Vedremo soprattutto in che condizioni ci arriverà Campolunghi, ma insomma questa era la partita di Campolunghi, di Fratino, ma non solo! Non solo, perché c'è chi lo ha sottovalutato, chi non gli ha dato la giusta importanza, ma Gilbert Nana è stato un altro grande ex, quello che poi ha segnato il primo gol della partita e il gol dell'ex per eccellenza. 0-1, gara indirizzata, e non vi posso nascondere che da quando è entrato Gilbert in diretta il ritmo è un uomo incredibile. Sì, sì, signori, una partita devastante. Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Bene, come stai? Sto un po' male proprio, perché la gente come noi non molla mai. C'è Gilberto, scritto, c'è scritto Gilbert, aspetta. Luca, la caviglia, ginocchio, come va? A posto? Già, caviglia, ginocchio, tutto. Oh, Gilbert, me la leggi? Bravo Gilbert! Non si vuole un cazzo, bro. Tra l'altro Gilbert, tu sei partito dietro, hai giocato in difesa, eppure adesso rivediamo il primo gol della partita, che lo segni tu e lo segni da mi ricordavo Perrotta faceva quegli inserimenti, no? Partiva da dietro. Comunque la cosa io penso che sono stato lì al momento giusto e a tempo giusto, capito? Sì, anche e la palla è arrivata, l'unica cosa che devo fare è lo buttare dentro. Perché solitamente Gilbert, la porta non è che la vediamo proprio benissimo, Però stava per fare il gol in rovesciata, Gilbert. Ma sei un ciabatto! Ma sei un ciabatto! Ma che rovesciata, ma dai! Parata di Raimondi. E ringrazio ancora Enrico di me da questo un altro opportunità. Io penso che voglio vincere qualcosa con l'Inter. Davvero, voglio, è l'obiettivo che ce l'ho nella testa. Voglio vincere un trofeo con l'Inter. Ma lo pensavi anche quest'estate alla Summer Cup, quando hai sbagliato un gol a porta vuota prendendo Isak con l'Inter Juve? Perché a quel punto dovevo vincere qualcosa con l'Inter, quindi non segno con la Juve. No, questo. Io voglio vincere qualcosa, ti giuro che voglio vincere qualcosa. Tutti ridono, tutti scherzano, clima disteso, e allora io ho pensato di
mettere un po' di pepe su quel clima, perché non potevamo non chiederlo. Al netto di una partita straordinaria dell'Inter, di una Juve in difficoltà che ha saputo reggere, ci sono poi gli episodi, e gli episodi nel calcio fanno la differenza, figuratevi se non la fanno nella YouTuber League. Qualcuno starà ancora ripensando, e nei commenti del video di Juve-Inter ce l'avete scritto, a quel gol no gol di Lorenzo Roma in Lazio-Juve, no? Quel gol fantasma, sarebbe 4-9 il risultato finale anziché 3-9, cambierebbe tutto, perché l'Inter andrebbe a giocarsi la finale per la differenza reti. Quel gol non fu convalidato da arbitrino, e se quello è un episodio che può fare la differenza, anche se poi Pippega ci ha detto il rigore l'avrei segnato io alla fine, un altro episodio che può fare la differenza senza dubbio in questo Juventus-Inter è questo qui. Altra rimessa su Gilbert, palleggio, Fratino, finta di corpo e poi contatto molto dubbio. Il VAR non c'è, ma per me questo da qui è calcio di rigore. Togliamo di dubbio, questo qui è calcio di rigore, ma soprattutto e quasi unicamente dall'ultimo replay che si vede, cosa che io purtroppo non avevo visto, e anche poi in intervista dopo non faccio minimamente cenno a quel contatto col ginocchio, perché è lì che si sviluppa il fallo. Io ero sulla parte destra del campo, diciamo, attaccando verso di là, e avevo il gioco sulla mia destra, quindi mi sentivo molto a mio agio, diciamo. Dalla parte opposta sarei stato più vicino, ma molto più schiacciato, avrei avuto una rivale più schiacciata. Non ho visto il contatto ginocchio-ginocchio, perché c'era Fratino e poi Ron, che gli arriva. Io ho sempre lasciato giocare questi contatti corpo a corpo, però proprio quel ginocchio-ginocchio era dove si sviluppa il fallo. Tanto che io, tranquillissimo, ho detto, così non ne ho fischiati tutta la partita, ho alzato le antenne quando tu in telecronaca o qualcuno dopo mi ha detto è rigore netto. No, no, ma infatti c'è, nel senso, con Fratino ci vivo, lui vive per sé, cioè, nel senso, lui non vede l'ora di spostarsi la palla e come prima cosa vedere che il difensore o che sta facendo, perché Fratino comunque si sposta la palla e dice ok, qua Ron è in ritardo, io vado addosso a lui, è rigore. Infatti c'è stato molto furbo, perché si vede proprio che Fratino vuole il contatto di Ron e lo trova. Infatti secondo me è rigore netto, ma è stato bravissimo Fratino. Vi do il mio punto di vista, perché vabbè, io non faccio il difensore, ho sempre odiato difendere nella mia vita, anche per questi motivi qua. Quella palla lì che andava attraverso l'area in modo orizzontale è una palla che io per istinto a 300 all'ora l'avrei spazzata via, e nella mia testa avevo questo impulso di dire oh, se non ci vai te la spazzo via io, perché non può una palla andare orizzontale sul dischetto del rigore per più di 2 secondi. In calcio a 7, con l'area ancora più piccola, vuol dire che è un momento di crisi, devi farla andare via. Rigore sì, rigore no, arbitrino non lo ha fischiato. Ne ha fischiato invece uno altrettanto netto nel finale di partita, anzi ancora più netto, perché lì c'è l'oggettività del fallo di mano di Gunter, che viene anche espulso. Rigore che ha destato qualche polemica, perché Pippega, che poi lo sbaglierà, ci ha raccontato che in realtà un po' di pressione, al netto che fosse l'ultima azione della partita, quello che vi pare, ha anche chiesto ad arbitrino ma fischi dopo questa, perché voleva stare proprio rilassato. Un po' di nervosismo, vi dicevo, gliel'ha messo paradossalmente un compagno di squadra, la maschera, correndo, e sembrerebbe avergli detto fammelo battere, e si sono provati un pochino a confrontare live. Pippega, potevi farmi tirare il rigore, cazzo. Mamma mia, vado via. Lascia la gloria anche agli altri, non solo per te. Potevo tirarlo anch'io, Pippo. La faccia di Pippega. Io volevo farlo tirare a Ron, ma ho visto proprio che non stavi in piedi. Poi è arrivato un essere strano che ha iniziato a urlare come una bambina di 8 anni. E ti giuro, cioè, non so che cosa mi ha trattenuto a lasciargli la maglietta e uscire dal campo. Probabilmente il fatto che arbitrino mi aveva detto che a breve la partita sarebbe finita, e quindi... Io volevo batterlo perché, appunto, primo con Fantabet l'avevo sbagliato l'anno scorso. Scusami maschera, mi è stato tolto un gol in rovesciata da un fallo di mano di un giocatore che l'ha fatto apposta per non farmi segnare. Perdonami. Hai più possibilità di far gol te rispetto a me, con tutto rispetto, c'era un rigore, me la sentivo di calciare. Tu che parli di rispetto, ma un compagno di squadra una roba del genere non si fa, sappilo. Cioè, hai proprio sbagliato, delle due vieni da me, dici Pippo te la senti? Se fosse stato un rigore importante, veramente un rigore importante, perché io sapevo che non era un discorso, un rigore importante, ma se fosse stato importante tu vai da un tuo compagno di squadra e inizi a urlargli in faccia, lo tiro io, lo tiro io, no, lo tiro io, lo tiro io! Prima cosa,
non ho fatto come ha detto Pippega. Seconda cosa, volevo batterlo anche per un discorso, volevo trovare il gol, diciamocelo chiaramente, volevo fare gol perché risbloccarti un po' di gloria personale, tutto qua, volevo tanto far per quello. No, chi se ne frega, conta vincere. Ora, l'ho detto in diretta e lo ribadisco qui senza che vi faccio vedere il pezzo della diretta, in realtà a me è piaciuto ascoltare questo confronto tra la maschera e il Pippega, perché è il primo vero confronto, vero, sottolineo, tra compagni di squadra live su The Corner. È un bel momento, che vi fa anche un po' arrivare il clima dello spogliatoio, in questo caso teso, nervoso, post sconfitta, però la Juve è sempre stata forse la più squadra, è una bella squadra con ottimi singoli, lo sappiamo, però non è una squadra inarrivabile, imbattibile, ce ne siamo accorti contro l'Inter, oltre che in quella finalissima persa contro la Lazio. La Juve è sempre stata gruppo e l'essere gruppo ti porta in alcuni casi a confrontarti. È un bel messaggio secondo me quello che arriva tra Maschera e Pippega. Non erano lì per fare contenuto, perché li conosco, erano lì per confrontarsi davvero. È stato tutto molto spontaneo e francamente ho apprezzato. Vi sentite di aver meritato la finale? Perché il sottoscritto non se la sente. Nonostante la vittoria con la Lazio, io non mi sento di aver meritato questa finale. E per me risponde Marconi. Si avvicina dopo la partita e mi dice: dopo questa partita preferiamo andare fuori. E gli dico: vai a fare un'intervista con Lasagna, dillo. Fa: no, non me la sento di dirlo perché non sono lucido. E vabbè, comunque parla. Siete in finale, sei il capitano, vai a dire qualcosa. E poi ha detto altro nell'intervista. Però quello che ha detto a me in quel momento è stato: preferivo andare fuori. Luca? Io l'ho detto anche a Fede, la volevo tantissimo, tanto che a fine primo tempo volevo fermarmi. Ho parlato anche con Marco, l'osteopata, che era lì, perché continuare a giocare su era solo peggio. Però cioè, io sono rimasto in campo con l'intento: ok, non ce la faccio, ma io voglio sta cazzo di finale, voglio uscire da sto campo con la finale. Quindi io ti dico, sì, io penso di meritarmi personalmente, anche come squadra, perché comunque la partita, la giornata no, ci sta, però siamo sempre stati una grande squadra, ci vogliamo tutti bene. Come la Lazio ha sbagliato con l'Inter, come l'Inter ha sbagliato con la Lazio, abbiamo sbagliato noi con l'Inter. Lì era una monetina, differenza reti, io me la prendo, è giusto che ci andiamo a giocare la finale, ne sentiamo e proviamo a vincere la finale. Secondo me a livello tecnico non penso ce la meritiamo, perché in campo ho visto un netto divario, per cui secondo me l'Inter era nettamente più forte di noi, e quindi se mi devi dire a livello di valori in campo, l'Inter se lo merita di più. A quel punto, visto che la Juve sicuramente in finale già c'è arrivata, mi sono permesso di provare a far pronosticare ai vari giocatori, anche quelli che non la giocheranno alla finale, quindi quelli dell'Inter per esempio che erano in diretta, chi sarà l'avversaria della Juventus. Se lo sapete, ad oggi possono essere tutte e tre del gruppo B: la Roma, alla quale serve almeno un pareggio contro il Napoli, a cui però servirebbero 5 gol di scarto, vincere con 5 gol di scarto contro la Roma, o il Milan, che è lì alla finestra, guarda, se il Napoli vince con meno di 5 gol di scarto, quindi un massimo 4 gol di scarto a Roma, il Milan si qualifica e va a giocarsi la finale. Questo è il pensiero dei protagonisti. Faccio felice Fede dicendo che ci andrà il Milan e sarà anche la più brutta da affrontare in finale. Vai, per valori tecnici e mentali di quella squadra, che sono molto difficili da affrontare in campo. Io invece ho un'idea diversa. Penso che la Roma, proprio perché ha 2 risultati su 3 a disposizione, possa essere la squadra che andrà in finale. Secondo me anche Roma finalista. Ci va Sick Wolf. Sono lui. Io sono dell'idea che, come avevo detto a Fede, i 3 giocatori più forti che ci sono nella YouTuber League a mani bassi, proprio come completezza di giocatori, sono Jay Pata. No, vabbè, Toselli. Jay Pata, Sergio Cruz e Carpani. Cioè, questi fanno completamente. Cioè, hanno proprio giocato a calcio, cioè a livelli alti. Quello che ti dico è: il Napoli confronto alla Roma, da quello che mi ha detto Fede, cioè secondo me il Napoli a livello di formazione, come ho detto con l'Inter, sono le più forti. Secondo me se trovano la quadra giusta, il Napoli secondo me può vincere con la Roma. D'altra parte la Roma secondo me deve sperare veramente nella giornata della vita, sia individuale che per la squadra, così, di Sergio Cruz. Perché mentre il Napoli ha tanti top, la Roma ha il top. Quindi se la Roma riesce veramente a trovare l'assetto giusto per mettere nelle migliori condizioni Sergio, e Sergio non si intestardisce per
mettersi a disposizione massima per la Roma, potrebbe vincere la Roma, però il Napoli ha vinto tutti quei nomi lì, secondo me alla fine finale ci va bene. No, per me Lazio, Roma, tutti cioè, si giocano a campo. La Lazio, scusa, la Lazio sta facendo un altro girone, Gilberto. Roma, Milan o Napoli? Secco. Roma, Milan o Napoli? E Milan in questo momento non sta tanto bene. Quando non giocano. Gilberto, devi dirne uno. Roma, Milan o Napoli, secondo te? Non gioca. Milan non sta tanto bene. Sapete che Milan diciamo. Ma il Milan ha già giocato. Ha già giocato? Sì, Gilberto. Sì, ma però effettivamente è complicato, povero Gilbert, perché il Milan ha già giocato le partite a sua disposizione, ma potrebbe ancora andare in finale. Quindi dimmi una delle tre. No, però io vedo Roma. Insomma, signori, per questa prima puntata del 2024 di The Corner vi ho regalato una sorta di riassunto, perché di carne al fuoco ce n'era tanta e di tempo per approfondirla una per video sostanzialmente non ce n'era, perché adesso c'è Roma-Napoli e quindi l'ultima partita del girone, dei gironi proprio, d'andata, prima della finale, che vedremo, come vi raccontavo, tra fine febbraio e inizio marzo. Insomma, grazie a tutti per aver supportato questo video, se siete arrivati fin qui direi di commentare con hashtag... Nego Ivan, ragazzi! Sì, sì, grazie Gilbert, penso che questo sia l'hashtag giusto, vedete se riuscite a scriverlo però nei commenti, cioè io non so come si scrive. Never give up, e alla prossima!